Ciao ragazzi, come promesso oggi vi propongo un tutorial pensato come introduzione al combattimento in Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Il combat system, che prende palesemente ispirazione dagli MMO, può lasciare spiazzati i neofiti del genere o chi è abituato a dei sistemi a turni. Infatti, sebbene chi ha giocato al suo seguito non avrà problemi, anzi, si ritroverà a prendere parte a delle battaglie molto più semplici, credo che per godersi al meglio l'esperienza sia utile da subito capire quali sono i concetti che si nascondono dietro agli automatismi degli scontri. Quindi prima di iniziare sapete cosa fare, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche. Partiamo! In Xenoblade Chronicles non ci sono transizioni tra esplorazione e arene di battaglia, tutto avviene in tempo reale, basterà avvicinarsi ai nemici per iniziare gli scontri. Vicino al nome dei mob potrete vedere delle icone che indicheranno il loro tipo di aggressività. Alcuni attaccheranno a vista, altri solo se sentiranno rumori, altri ancora invece, e in particolare i mostri di livello inferiore rispetto a quello del party, non assumeranno un atteggiamento aggressivo nei nostri confronti e dovremo essere noi a dare il via alle danze. Introduciamo subito quindi un concetto fondamentale, quello di ira. Derivato palesemente dall'aggro degli MMO, l'ira di un avversario indica verso quale dei tre protagonisti saranno rivolti i suoi attacchi. Questa è indicata da un cerchio ai piedi di chi è sotto attacco. Colpendo un nemico ovviamente attireremo ira nei nostri confronti, ma molte tecniche sono pensate proprio per reindirizzare l'attenzione degli avversari. Rein, ad esempio, è quello che potremmo definire un tanker, ovvero un personaggio pensato per attirare tutta l'ira su di sé ed incassare i danni mentre gli altri due membri hanno un approccio più attivo. In Xenoblade Chronicles è fondamentale il posizionamento dei personaggi durante il combattimento, avremo diretto controllo solo del leader del party, mentre gli altri due saranno gestiti dalla CPU. Una volta iniziato lo scontro, gli attacchi base saranno eseguiti in automatico, l'importante sarà trovarsi nel range giusto di azione per poter mettere a segno un colpo. Avremo invece il pieno controllo sulle tecniche, delle mosse speciali che una volta utilizzate avranno un periodo di cooldown prima di tornare nuovamente disponibili. Queste avranno gli effetti più disparati e inoltre, in base al posizionamento del personaggio rispetto all'avversario, potrebbero disporre di effetti aggiuntivi. Ad esempio, la tecnica a fondo ardito di Shulk, se eseguita di fianco all'avversario, ne abbasserà le statistiche della difesa fisica. Aggiunta fondamentale di questa Definitive Edition è che il gioco segnalerà quando saranno disponibili questi bonus da posizionamento. Infatti, comparirà un punto esclamativo all'interno del cerchio della tecnica ogni qualvolta ci troveremo in una zona favorevole per sfruttare le debolezze dell'avversario. Passiamo ora alle combo tra i personaggi. Il sistema è molto più semplice rispetto a quello di Xeno 2 perché esiste sostanzialmente una sola combo da eseguire per forza in sequenza: fiaccamento, atterramento e stordimento. Infliggendo questi malus al nemico abbasserete progressivamente le sue difese e anche la sua velocità offensiva. Una volta riusciti a fiaccare l'avversario avrete un lasso di tempo specifico, indicato da una barra in alto sullo schermo, per tentare di infliggere il malus successivo, ovvero atterramento. Stesso discorso vale per il passaggio dall'atterramento allo stordimento, quindi è importante essere innanzitutto sicuri che se il leader del party dispone di una tecnica utile per il fiaccamento, ci sia qualcun altro nel team in grado di passare allo status successivo tramite una tecnica specifica. Il timing, come potete immaginare, è fondamentale, però purtroppo tutto è affidato all'intelligenza artificiale. In ogni caso, la CPU, trattandosi di una casistica unica, riuscirà a progredire con le combo nel 90% dei casi. Altro elemento molto importante è la barra di gruppo, un indicatore diviso in tre parti che si ricaricherà compiendo vari tipi di azione, come attivare gli effetti aggiuntivi delle tecniche o mettere a segno un colpo critico. Avere a disposizione almeno una delle tre tacche ci consentirà di resuscitare un alleato caduto sul campo. Basterà avvicinarsi al suo corpo e premere il tasto B per farlo tornare attivo. Stesso discorso vale anche se sarà il leader del party a perdere i sensi. Con almeno un terzo disponibile della barra, lo scontro continuerà e gli alleati tenteranno di riviverci. Con la barra scarica invece saremo automaticamente sconfitti, anche se gli altri due personaggi saranno ancora in grado di combattere. Riempiendo tutti i segmenti della barra di gruppo, potremo dare il via ad un assalto di gruppo, un attacco combinato che ci permetterà di scegliere qualsiasi tecnica, anche quella in fase di ricarica, mettendo per un attimo in pausa lo scorrere del tempo. Non solo questo sarà utile per eseguire con calma delle combo e stordire il nemico, ma sarà possibile attivare dei moltiplicatori per rendere ancora più devastanti queste azioni combinate.
Basterà eseguire tecniche dello stesso colore per moltiplicare danni e effetti curativi. Da notare inoltre che le abilità speciali, le tecniche centrali come il colpo avvitato di Shulk, possono essere combinate con attacchi di qualsiasi colore. Se c'è abbastanza affinità tra i personaggi, dopo il terzo attacco, completando un Quick Time Event, potremo estendere la catena fino a 15 attacchi aggiuntivi. Quindi come migliorare l'affinità? Questa statistica è cruciale all'interno del gioco e può essere coltivata in diversi modi. All'interno del combattimento, semplicemente schierando i personaggi, rianimando gli alleati, curandoli o anche incitando il party tramite QTE. Ma l'affinità può crescere anche con l'esplorazione, completando quest e avviando le scene cuore a cuore immettendo le risposte giuste. Ogni personaggio ha un grado di affinità differente con gli altri protagonisti, non è un valore comune o condiviso all'interno del party. Per finire, anche equipaggiamento e statistiche hanno un ruolo importante e tra equip, crafting delle gemme, skill tree e distribuzione dei punti tecnica si apre tutto un capitolo a parte che magari tratteremo in un altro video. Vi do però un consiglio per me molto importante. Tra tutte, quella dell'agilità è la statistica fondamentale che vi garantirà un vantaggio enorme durante gli scontri. Da questa dipende non solo la capacità di mettere a segno i colpi, ma anche quella di evaderli. Se volete una build con cui progredire nel gioco con facilità, mi raccomando, fate di tutto per aumentare l'agilità sopra ogni altra cosa. Ragazzi, questi erano i concetti base per approcciarsi al combat system di Xenoblade Chronicles. Ci sono tanti altri fattori e dinamiche che piano piano scoprirete durante lo svolgersi dell'avventura, ma voglio lasciarvi il gusto della scoperta. Fortunatamente il gioco è un tutorial continuo, che non solo introdurrà accuratamente passo dopo passo le varie meccaniche, ma vi ricorderà in continuazione ogni singolo aspetto del combat system, consultabile eventualmente all'interno del menu di pausa. Quindi ora che sapete come difendervi durante il vostro peregrinare su Bionis, direi che è il momento di salutarci. Vi aspetto nei commenti, fatemi sapere se avete qualche dubbio o se il gioco vi sta appassionando. Se la guida vi è tornata utile, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi le mie prossime guide, con le porotifiche ovviamente. Io sono il Poro Michele, in automatico, ciao!